Abbiamo raggiunto telefonicamente il prefetto Francesco Esposito per chiedere come sono distribuiti i controlli sul territorio per monitorare gli spostamenti delle persone. Nessun impiego dell'esercito, comunque, come avvenuto intorno all'Odi nei giorni scorsi, ma la distribuzione tra le varie forze di polizia per coprire in modo uniforme la viabilità ordinaria e le autostrade. Esiste un piano che è stato adottato già da 3 giorni e che è un piano che impegna le forze di polizia, intese come polizie dello Stato e anche come polizie municipali, e che vede la polizia stradale presente ai caselli autostradali, la polizia ferroviaria presso le stazioni e all'interno del territorio della provincia sulla viabilità ordinaria l'arma dei carabinieri, che si coordina con le singole polizie municipali. Lei voleva fare anche un appello, un richiamo al senso civico di ognuno di noi? Certamente, perché io sono convinto che al di là dei controlli e delle sanzioni che ci sono e saranno attuati anche nel corso dei prossimi giorni finché l'emergenza durerà, l'aspetto più importante è che ci sia una spontanea osservanza di queste misure, nella consapevolezza che ognuno di noi deve avere che più si osservano queste misure di prevenzione e di contenimento e più si riesce a limitare la diffusione del virus. Dipende dal comportamento di ognuno di noi la salute pubblica e quindi ognuno di noi ha una piccola fetta di responsabilità per cercare contenere questo virus e quindi per assicurare la salute pubblica.